Sia io che il mio avvocato siamo certi che la diocesi abbia delle responsabilità, non dirette ovviamente, ma seppure non siano di rilevanza penale, sono gravi. Le responsabilità civili ora devono essere riconosciute. Il delitto, come è riconosciuto anche dalla Cassazione, è avvenuto all'interno o nelle immediate vicinanze della canonica. I vertici religiosi sapevano quale fosse la natura di Padre Gracien. Non hanno vigilato. Le dichiarazioni sono state rilasciate da Mirko Alessandrini durante un'intervista. Mirko è il coniuge di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa il 1 maggio 2014 dalla loro residenza a Car Raffaello, Arezzo. Il corpo di Guerrina non è mai stato ritrovato. Conformemente alla legge, esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa, è stata ufficialmente dichiarata deceduta. Ciò non ha portato nulla di nuovo rispetto a quanto già stabilito dai giudici, i quali nel 2019, al termine di un lungo processo, hanno condannato definitivamente a 25 anni di reclusione l'ex viceparroco del paese, Gracien Alabi, noto anche come Padre Graziano. Secondo la sentenza, il religioso di origine congolese e monaco dell'ordine dei Premonstratensi avrebbe ucciso Guerrina e fatto sparire il suo corpo. La vittima era una devota parrocchiana, mentre lui era un sacerdote africano assegnato alla comunità del piccolo borgo sull'Appennino. Si suppone che Guerrina si fosse infatuata del prete e tra i due fosse nata una relazione clandestina. In soli 4 mesi si erano scambiati ben 4.000 messaggi. Gli investigatori hanno scoperto che il prete non era estraneo a relazioni proibite con le donne, ma questa volta Padre Graziano temeva che Guerrina potesse divulgare tutto pubblicamente, causando uno scandalo. Per questo motivo si ritiene abbia deciso di eliminare definitivamente il problema, uccidendola. I giudici di Firenze hanno espresso chiaramente questa conclusione. Fu proprio celandosi dietro il carisma dell'uomo di chiesa e abusando delle sue incombenze che Graziano manipolò Guerrina sino a perdere il controllo. Fu proprio in ragione delle stesse funzioni che Graziano trovò più conveniente strangolare Guerrina, piuttosto che andare incontro alle conseguenze disciplinari della sua condotta. Dopo la conclusione del processo penale, è iniziato un processo civile per il risarcimento. Mirko, il marito, insieme al figlio disabile Lorenzo, chiede il risarcimento dei danni alla diocesi per le azioni commesse da Padre Graziano. Mirko, già alle prese con difficoltà economiche e psicologiche, è un ex alcolista rimasto vedovo a causa dell'omicidio della moglie. Vive con una pensione di invalidità e qualche lavoretto occasionale, oltre a doversi occupare completamente del figlio, che ancora soffre per la perdita della madre e ha gravi problemi di salute. Per questi motivi Mirko ha sottolineato l'importanza del risarcimento economico da parte della diocesi. La richiesta avanzata da Mirko e suo figlio si è unita a quella delle sorelle e dei nipoti di Guerrina, in un'azione legale separata. L'ordine dei frati Premonstratensi ha chiesto che le due richieste civili vengano consolidate in un'unica causa. Complessivamente, la richiesta ammonta a circa 2 milioni di euro. Durante il processo civile, Padre Graziano è stato citato, ma, essendosi astenuto dall'apparire e senza aver nominato un avvocato, il processo nei suoi confronti prosegue in sua assenza. Finora il sacerdote non ha versato nulla rispetto alla somma stabilita nella sentenza penale. Secondo quanto affermato dalla famiglia di Guerrina, comportamenti inadeguati del sacerdote erano stati segnalati già nel gennaio 2014, 5 mesi prima dell'omicidio. Queste segnalazioni avrebbero potuto portare a misure di allontanamento di Padre Graziano, data la pericolosità della situazione tra lui e Guerrina. Mirko Alessandrini ha commentato: «Quel sacerdote aveva da tempo una relazione morbosa con Guerrina. Uno strano amore perché il prete frequentava continuamente prostitute. Noi abbiamo chiesto i danni all'omicida come responsabile diretto e allo stesso tempo abbiamo fatto causa alla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e all'ordine dei padri Premonstratensi a Roma. Sono stati loro a dare l'incarico a quel prete e gli hanno affidato una funzione liturgica.
Dunque, come recita la giurisprudenza, se il delitto si è consumato nell'esercizio delle funzioni, paga anche l'istituzione. Per un certo periodo, Mirko Alessandrini aveva nutrito la speranza che sua moglie non fosse veramente morta e che un giorno sarebbe tornata a casa. Inizialmente c'era stata l'ipotesi che la donna si fosse allontanata volontariamente. Alcuni messaggi inviati dal suo telefono suggerivano una fuga d'amore. «Dite a mio marito che vado via con il moroso marocchino». Ma l'italiano approssimativo con cui erano scritti questi messaggi aveva sollevato i sospetti degli investigatori. Si scoprì che non era stata la donna a inviarli, bensì padre Graziano, che sperava così di confondere le indagini. Mirko Alessandrini si rese quindi conto della cruda verità e dovette accettarla. «Ho capito con grande dolore che non sarebbe più tornata a casa con me e nostro figlio. Non ho mai avuto altre donne dopo di lei. Sento ancora la mancanza di Guerrina. Ho passato momenti terribili. Bevevo, anche se per fortuna da tempo sono uscito dal baratro». Tra le varie ipotesi esaminate dagli inquirenti, c'era anche quella del suicidio. A proposito di questo, il marito ha fatto osservazioni. «Impossibile. Guerrina era una casalinga amorevole. Non avrebbe mai lasciato nostro figlio per fuggire o farla finita. E poi c'è la relazione tossica con il suo assassino. Che sia stato lui ad ucciderla non ci sono dubbi. Adesso aspettiamo la giustizia piena». Per Mirko, la piena giustizia si realizzerebbe proprio attraverso il risarcimento. Per lui il figlio disabile e gli altri familiari di Guerrina, questo rappresenterebbe la chiusura definitiva di un decennio di sofferenza. Tuttavia, non è sufficiente. La famiglia desidera anche recuperare il corpo della donna, un desiderio non ancora esaudito, nonostante le ricerche infruttuose. Mirko ha espresso: «Spero un giorno di poter pregare sulla tomba di mia moglie».